una domanda e devo andare in pubblicità e deve raggiungerci, eccolo lì, presidente Confindustria Giovani Riccardo Di Stefano, che vedo collegato. Interrompo questo dibattito dove comunque avete avuto modo entrambi, lei e Stefano Feltri, di esprimere le vostre opinioni e anche, diciamo, ricordare i fatti. Deborah Serracchiani, volevo chiederle veramente anche lì se era una questione legata al proporzionale, che è un po' il tema sotterraneo di questa fase politica, perché significa capire come si dove si dirigono i partiti. Chiedo se il Partito Democratico è tetragono nella posizione del segretario di una permanenza della legge elettorale attuale, quindi del maggioritario, o se anche lì, siccome c'è una spinta interna nel PD per il proporzionale, se invece c'è una finestra su questo. È la stessa domanda che avevo fatto a Malan. La stupirò, ma noi nel Partito Democratico ci stiamo occupando di manovra di bilancio. In questi giorni ci siamo incontrati. Vabbè, così è facile però, così è facile. No, non è facile, è semplice. Perché quando si dice che la politica è tutta uguale, bisogna fare delle differenze. Le differenze stanno nel fatto che oggi stiamo affrontando un'enorme ripresa economica che deve diventare strutturale, ricordandoci che questo è un paese che da 15 anni non cresceva più. Abbiamo un'enorme opportunità e dobbiamo evitare che diventi un'occasione persa. Ed è per questo motivo che siamo concentrati sui temi del lavoro e siamo concentrati sui temi della ripresa economica. E quindi per adesso linea Letta che è maggioritaria. Abbiamo detto che parleremo di Presidente della Repubblica, di legge elettorale, quando verrà il momento, e questo è il momento invece di occuparsi del Paese. E il Paese vuole che ci occupiamo della ripresa economica e ovviamente anche del fatto che ci sono delle regioni che devono essere aiutate più di altre. Lo diceva prima Bombardieri sulla sanità territoriale, e non è un caso che anche in una manovra di bilancio parliamo di nuovo di non autosufficienza e della necessità di investire sulla sanità territoriale, anche perché i fondi del PNRR che stanno arrivando grazie alle riforme richiedono, tra le altre, anche la riforma della sanità territoriale, su cui il Partito Democratico si è speso. Era una domanda politica, mi scusi, va bene, ma questo l'abbiamo già detto, mi scusi. Periodo, però ci stiamo occupando di questo. Sì, volevo chiederle anche chi sarà candidato alla fine al posto di Gualtieri, se sarà offerto, diciamo, a Conte o addirittura a Virginia Raggi, se invece sarà una candidatura del Partito Democratico, secondo lei, o perlomeno qual è la sua opinione, a chi dovrebbe andare la candidatura per quel seggio? Non me ne occupo, se ne occupa il segretario e ne discuteremo. Tra l'altro la prossima settimana abbiamo anche una direzione nazionale per analizzare non solo il voto, ma anche per mettere appunto subito a terra quelle che sono le proposte del Partito Democratico sulla manovra di bilancio. Ma troverebbe strano che fosse, come scrive qualche giornale oggi, che fosse offerto a Virginia Raggi? Ma insomma, mi sembrerebbe un po' strano, ecco, non le dico altro, mi sembrerebbe strano, ma credo francamente che spetti alla decisione del segretario, della segreteria nazionale, e ovviamente ci confronteremo come dirigenti del partito su quelle che saranno le scelte in campo. Allora, Stefano Feltri, invece, telegrafico, è sparito, perché è la prima pagina del Domani, lo scioglimento di Forza Nuova è finito con mozioni approvate, ma alla fine... Era luce e vino, come sempre, tutte le crisi all'italiana. Cioè, c'è stato un grande allarme, tutti scandalizzati, e poi in Parlamento non è successo assolutamente niente. Questo posso dire. Quindi, anch'io una no, cosa. Perché alla fine questa è la sostanza. Forza Nuova è stata sciolta, sì o no? La risposta è no. Il governo non ha voluto farlo e il Parlamento ha scelto la linea morbida da entrambi i lati. Poi ci racconterà sofisticata. Prego, prego, certo. No, c'è un'interpretazione che mi permetto di dire distorta rispetto a quello che leggo su alcuni giornali, anche il giornale di Stefano Feltri, ma probabilmente qualcosa è sfuggito, nel senso che la mozione su Forza Nuova è la stessa che è stata depositata l'11 ottobre, è identica, e il dispositivo dice esattamente quello che noi tutti abbiamo detto fin dall'inizio. La mozione è un indirizzo che viene dato dal Parlamento al Governo. E noi come indirizzo abbiamo chiesto al governo di sciogliere Forza Nuova e tutte le associazioni, movimenti o partiti di chiara matrice fascista che si richiamano alla ricostituzione appunto del partito fascista. E lo abbiamo detto proprio esplicitamente, dicendo al governo: impegnati a fare tutto quello che è nella tua competenza
per sciogliere Forza Nuova. Ora la legge Scelba dice che va bene, sono però il tema, questo l'abbiamo già parlato, era il risultato. Sì. È venuto Fiano. La interrompo perché ieri ha spiegato già tutto Emanuele Fiano e il risultato sono state approvate in un gioco parlamentare di mozioni che sono state approvate tutte. Poi magari giusto così, però era per dire che è andata a finire in un modo, la questione si è come congelata, sfarinata questa questione. È stata approvata la mozione che dice al governo di È diventato un ordine, è diventato un ordine del giorno che è ancora meno vincolante. Sono quattro mozioni, sono state un ordine del giorno che è ancora meno vincolante. Scusi, Stefano Feltri, mi perdoni. Al Senato c'è un regolamento particolare. Quando vengono depositate più mozioni, si fa il cosiddetto ordine del giorno di mozione fusa. È la stessa cosa, identica, ha lo stesso valore. Tra l'altro alla Camera non succederà perché va bene, allora rettifica, ha spiegato chiaramente Deborah Serracchiani, veramente pubblicità. Che fra sei mesi Forza Nuova sarà ancora così e non per sarà cortesia, sciolta. Io questo è quello che sta succedendo. Pubblicità. Prego.